I'm Blue Tie. La storia del regno di Hyrule è segnata dalla calamità conosciuta col nome di Ganon, che da tempo immemore vi si scaglia contro. Ogni volta un cavaliere dall'animo eroico e una principessa di sangue divino insieme riescono a sconfiggere il male, riportando la pace. E poi la storia si ripete. Tutte le battaglie contro Ganon sono rimaste scolpite in altrettante leggende. Quella che mi accingo a raccontarti adesso avvenne all'incirca 10.000 anni or sono. All'epoca il regno di Hyrule vantava una civiltà fiorente e avanzata, che non doveva temere nemmeno la minaccia dei mostri più efferati. Il popolo pensò di usare la tecnologia per dare manforte all'eroe e alla principessa, con la speranza che la calamità venisse sigillata una volta per tutte nel caso in cui fosse tornata. Furono create 4 macchine giganti, i colossi sacri, manovrabili da altrettanti piloti. E poi un'orda di guardiani, temibili automi programmati per combattere contro il nemico. I 4 piloti alla guida dei colossi sacri furono selezionati tra gli eroi più valorosi dei diversi popoli di Hyrule. E così tutti si prepararono a contrastare la furia di Ganon. Quando la calamità si risvegliò dal suo torpore per assalire un'ennesima volta il regno di Hyrule, i 4 piloti lottarono valorosamente al fianco dell'eroe e della principessa. Mentre i guardiani, più piccoli e agili, fecero da scudo all'eroe, sfruttando il loro vantaggio numerico, i colossi sacri indebolirono il terribile nemico con i loro potenti attacchi. Fu così che l'eroe, brandendo la spada che esorcizza il male, riuscì a sferrare il colpo di grazia contro Ganon. E infine la principessa sigillò il mostro con il potere sacro ereditato dalle sue antenate.